tutti e grazie per essere qui. Ci ritroviamo. È un dipinto che è stato concepito qui a Vernate da un agostiniano, una personalità di altissimo valore, e quindi a pieno titolo fa parte dell'identità di questo luogo. Un dipinto su tavola, e era assolutamente interessato da un annerimento totale e soprattutto da una miriade di cadute della superficie pittorica. Questo è un dettaglio, vedete, della Madonna, e tutti quei puntini bianchi che vedete sono ormai appunto parti della preparazione della tavola, quindi colore che si era già distaccato dalla tavola. Ecco, e qui mi soffermerei un attimo. Allora, questo è un dettaglio, guardate, del volto della Madonna prima del restauro, e una ripresa a luce radente, ovvero una luce che è quasi parallela alla superficie dipinta. E la luce in questo caso è implacabile, perché ogni minima variazione della superficie la mette subito in evidenza. E guardate qual era questo stato. Il colore non solo parti già distaccate, ma parti già che in pericolo di caduta, e soprattutto guardate la presenza di quelle macchie scure che praticamente risalgono dei vecchi restauri, dove praticamente quando cadeva un pezzettino di colore si provvedeva a lavorare sul degrado e non sulla causa, si copriva con dell'altro colore e si andava avanti così. E cosa più grave, è stata stesa anche una colla di caseina che continuava a peggiorare il degrado, perché esercitava una funzione di strappo sulla pellicola pittorica. Ecco, questo è un altro dettaglio a destra, prima del restauro, e questo è Don Desiderio Tirone, donna appunto agostiniano, non solo della chiesa di San Bottis, tutta ovviamente collegiata in questo caso, ed è verosimilmente il committente dell'opera. Ne parleremo meglio dopo. Ecco, questo è un altro dettaglio, il fianco di Cristo, vedete, dove si vedono questi sollevamenti di colore, cadute di colore. Un'altra situazione di degrado, anche a parte delle gambe sempre di Cristo, dove sono sempre evidenti questi ritocchi alterati dovuti appunto a vecchi restauri. Sollevamenti del colore vistosissimi. Ecco, questa è una fase in cui praticamente il colore in pericolo di caduta viene consolidato. Questa è la fase di pulitura invece, vedete, si comincia sempre da una parte meno importante del dipinto, in questo caso da una spalla, poi da un altro elemento, per avvicinarsi via via ai punti chiave dell'opera. Certamente non si comincia da un occhio o dalla bocca, perché sono punti vitali dell'opera. Per cui si è il Cristo, e trattandosi di un corpo nudo, ovviamente la pulitura segue scrupolosamente appunto l'anatomia del corpo. In questo caso anche la direzione delle pennellate. Questa immagine, che è ripresa dal basso, quindi dà anche una certa monumentalità, è dipinto appena pulito e stuccato, per cui tutte quelle zone che voi vedete bianche è dello stucco che è stato messo dove mancava il colore, cioè ormai praticamente quelle parti distaccate che non c'erano più, e ovviamente poi sono state naturalmente ritoccate. Ecco, questa era la parte, diciamo, lo stato iniziale del dipinto, e a destra è il risultato finale. Noterete come è una situazione di quasi bidimensionalità dell'opera, che è assolutamente piatta. La rimozione della sporcizia, la pulitura, il risarcimento soprattutto delle zone mancanti, ci restituisce un dipinto
con la sua prospettiva originale, questa sua profondità, e cosa incredibile, questi personaggi, insomma, questo gruppo sembrano quasi scolpite, vedete, una tridimensionalità che è veramente straordinaria. Questo è il dettaglio dell'occhio della Madonna. Ci tenevo a farvelo vedere perché è veramente un dettaglio straordinario. C'è un tocco veramente molto preciso, molto bello, e non è un caso appunto che questa lacrima poi fa parte anche un po' come l'impostazione anche del resto della composizione, ha un compito ben preciso, che è quello anche di commuovere lo spettatore. Simone Peterzano è un pittore bergamasco, nasce nel 1535 e muore a Milano nel 1599. È importante perché a Milano ha fatto moltissime cose di cui adesso vi dirò, e lui è stato allievo di Tiziano e firmava. Questo è un suo autoritratto, è un autoritratto del 89, e lui si firma appunto Simone Peterzano, allievo del Veneto Tiziano. È una tavoletta molto piccola, peraltro, di collezione privata, ma tenetelo bene in mente dal punto di vista tecnico della pennellata, perché è importante per quello che vedremo adesso. E lui praticamente compare nella scena pittorica milanese con la decorazione della controfacciata della chiesa di San Maurizio a Milano. Questo nel 1573, ma nel 1578 è alla Certosa di Garegnano, di cui adesso vedete la facciata. E la Certosa di Garegnano è che è proprio accanto alla Certosa, no, Viale Certosa, è definita, pensate, la Cappella Sistina di Milano. È veramente molto bella, se qualcuno non c'è stato io appunto vi inviterei a visitarla. È un'uscita appunto di Viale Certosa, e quando è nata era a 4 chilometri oltre le mura della città, per cui era in piena campagna, insomma, ecco, adesso ovviamente è all'interno della città. E Simone Peterzano è qui, in questo luogo, insieme ai suoi allievi, e dal 1500 con questi affreschi veramente molto belli. Questa è una natività con una donazione dei pastori, e soprattutto, ecco, la parte in alto, vedete, il catino absidale con questa crocifissione, con i piedi della croce, la Maddalena appunto che abbraccia la croce, a destra la Madonna e a sinistra San Giovanni. Ecco, questa è la Madonna della Certosa, la Madonna a sinistra, e a destra vedete la Madonna che nel quadro di Bernardi. Vedete come, anche se speculare l'immagine, la postura è simile, insomma, ripresa totalmente, con la differenza forse che qui è molto più giovane nella rappresentazione appunto di Bernate, ma non solo, c'è un altro elemento che gli accomuna. Per esempio, questo paesaggio sullo sfondo della Certosa di Garegnano, vedete dietro la croce, è praticamente identico a quella che c'è qui. Ecco, siamo nel 1500, abbiamo detto, 82. Caravaggio non è ancora arrivato nello studio o nella bottega di Simone Peterzano. Arriverà praticamente dopo anni, nel 1584. E questa è una cosa importante perché questa fase è assolutamente documentata. Nel 1584 Caravaggio entra nello studio di questo pittore, molto importante ovviamente a Milano, pittore della Controriforma, e la madre di Caravaggio,
stipula, firma il contratto con Simone Peterzana, quindi Caravaggio praticamente appena tredicenne è vincolato per quasi quattro anni con il maestro Peterzano, e ovviamente conoscerà da quel momento tutta l'opera del maestro. Collabora insomma da quel momento con lui su opere molto importanti. A sinistra vediamo un'opera che è una deposizione sempre del Peterzano, e un'altra deposizione che è nella chiesa di San Fedele, ma in origine era nella vecchia chiesa della Santa Maria della Scala, chiesa demolita nel 1770. Allora, qual è la differenza rispetto alla deposizione di Bernardi? Noterete che tutto ciò che c'era di Veneto in Simone Peterzano, quindi Tiziano, ma anche Tintoretto e Veronese, il colore veneto, completamente sparito in questo caso nella deposizione di Bernate, perché lascia il posto appunto a quelli che sono i principi della controriforma, cioè il dipinto deve essere freddo, se volete, deve parlare, deve commuovere. Il colore è un po' anche la festa per gli occhi, e nel caso della deposizione e rispetto anche, se volete, drammatico, certamente drammatico, dovrà commuovere lo spettatore. Ed eccola quest'opera, veramente straordinaria. A destra abbiamo detto Don Desiderio, Tirone in questo caso, che porta al petto e cerca appunto di emozionarlo, quindi di coinvolgerlo nella scena. Questo corpo è dipinto in maniera straordinaria, e la cosa, vedete, curiosa è che, torniamo un attimo, vedete, in questo caso al ritratto, all'autoritratto del maestro, che in questo caso, vedete, non ci sono dubbi, è lo stesso tocco pittorico che ha la stessa mano che ha lavorato sul ritratto di Desiderio, diversa rispetto al corpo di Cristo. Il corpo di Cristo, vedete, la figura del Cristo è una figura molto morbida, plastica, e una mano abile, una mano di una persona già matura, una persona ovviamente che ha alle spalle molta storia, un'esperienza sulla pratica pittorica che si perfeziona via via nel corso degli anni. Chi invece ha dipinto l'angelo che regge il corpo di Cristo ha una mano ancora non molto esperta, e quindi questo si manifesta soprattutto nelle evidenti, chiaramente evidenti, durezze di questa pittura. È una mano non esperta, ma sicuramente una mano anche in questo caso eccellente, una mano che ovviamente è destinata ancora a perfezionarsi. Ecco, qui praticamente possiamo concludere questo intervento, paragonando ovviamente la deposizione di Bernate a un dipinto di Caravaggio. Caravaggio andrà via ovviamente dalla, appena scaduto il contratto, ovviamente non ha nessun motivo di rimanere ancora in bottega di Simone Peterzano, per alcuni anni non si sa niente, ma nel 1604 realizzerà questa bellissima deposizione adesso nei Musei Vaticani. Concluderei questo incontro su un altro dettaglio che è importante, noterete, di questo vi si ricorderà certamente, della pietra dell'unzione, vedete, la pietra quindi del sarcofago, in questo caso con questa disposizione ad angolo verso lo spettatore. Così come lo è anche qui, guardate, in maniera molto più potente
della deposizione di Caravaggio, lui si ricorderà certamente del Salmo 118 che recita: la pietra scartata dal costruttore diventerà pietra d'angolo. E questa cosa qui è evidentissima, non solo sulla pietra d'angolo, pietra dell'unzione, la pietra dove Cristo è stato pulito e purificato è diventata appunto pietra d'angolo, che è una pietra che unisce. E una scritta, vedete, sulla pietra d'angolo, sulla pietra del sarcofago a sinistra, che recita: la tua morte è la nostra vita. Grazie.